possibile fare una simulazione per capire quanto costa il riscatto di laurea? Certamente, l'istituto mette a disposizione dell'utenza un applicativo per simulare il costo della laurea. Un primo simulatore è disponibile all'interno del sito dell'istituto al percorso prestazione servizi, servizi, riscatto laurea, simulatore. È accessibile da qualsiasi dispositivo fisso o mobile ed è del tutto anonimo in quanto non sono richieste le credenziali di accesso. Quindi con pochi dati del tutto anonimi, interessato può avere delle informazioni utili all'esercizio della facoltà di riscatto. Una cosa importante però è che questo applicativo, almeno per il momento e quindi salvo gli sviluppi successivi, è limitato soltanto ai soggetti che si trovino in condizione di inoccupato oppure ai soggetti che hanno iniziato sia l'attività lavorativa che il percorso di studi successivamente all'1/1/96 e quindi soggetti che si trovano nel sistema contributivo della futura pensione. Attraverso questi dati semplici l'applicativo fornisce un onere orientativo del costo di laurea sia determinato con il criterio ordinario che con il criterio agevolato. Inoltre, in alcune situazioni è possibile anche una proiezione della futura decorrenza della pensione, ovviamente determinata a legislazione vigente, e anche l'importo della pensione con e senza riscatto, sempre in via prospettica e orientativa, in modo tale che il soggetto possa rendersi conto nell'immediato dell'impatto del riscatto sul suo futuro trattamento pensionistico. Come abbiamo detto, questo simulatore si riferisce soltanto ai soggetti che si collocano nel sistema di calcolo contributivo. Abbiamo però a disposizione anche un altro simulatore che questa volta è disponibile all'interno dell'applicativo che serve per presentare la domanda di laurea in via telematica. Questa volta però l'utente si deve autenticare con le proprie credenziali di accesso e per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, artigiani, commercianti e coltivatori diretti è possibile anche simulare il costo di laurea per i periodi che si collocano nel sistema retributivo.